Buongiorno a tutti, eccoci al nostro sesto incontro con approfondimento sugli hotel, visioni di nuovi hotel. All'interno di questo nostro calendario di incontri che si tengono il giovedì nel mondo del contract, abbiamo quattro filoni: l'ufficio, i locali, gli hotel e il benessere, e questo degli hotel è particolarmente approfondito anche per la nostra lunga storia con la rivista Suite. E dunque, oggi intorno a questo tavolo abbiamo tutta la filiera, abbiamo gli investitori che vengono rappresentati da NH Hotel, e con noi abbiamo Marco Gilardi, che è l'Operation Director Italia e New York. Poi abbiamo due studi di architettura, uno di Roma, rappresentato da Giorgia Denner-Rhein, di Loto AD Project, e poi abbiamo studio NOA di Bolzano con Stefan Rier. E infine abbiamo i fornitori rappresentati da Eclisse, un'eccellenza italiana, e con noi abbiamo Maria Vittoria Schincariol, che è responsabile della formazione e per l'azienda da oltre 14 anni, mi diceva, ha iniziato giovanissima. Quindi io chiederei a voi, come al solito, un giro di tavolo di presentazione per poi dopo iniziare proprio il nostro approfondimento su questi nuovi hotel o questo nuovo modo di progettare e di vivere gli hotel. E partirei da Giorgia. Sì. Beh, Grazie. io mi occupo di hotellerie da 10 anni, sono la progettista di un gruppo di eccellenza qui a Roma, che si è sviluppata, insomma, che hanno degli alberghi qui a Capri, ne stanno aprendo anche in altri posti d'Italia. Poi, praticamente, oltre loro si sono sviluppati intorno a altri piccoli luxury hotel, però sicuramente molto di boutique, e niente, insomma, mi trovo, diciamo, sempre più coinvolta, sempre più attenta a questo settore, anche perché sono in primis una viaggiatrice, quindi in luogo io quando viaggio cerco comunque di soddisfare un po' le mie pretese e anche di andare un po' a curiosare in giro per il mondo. Quindi, insomma, questa è la mia esperienza, e poi, insomma, vorrei condividere con loro e con voi Alcuni pensieri. alcuni pensieri, alcune tendenze, no? Che poi partono sicuramente da chi viaggia, innanzitutto dal fruitore, che cosa desidera, quale, diciamo, albergo e quale catena, oppure sicuramente cosa cerca viaggiando, quindi parliamo dal business oppure comunque dallo svago o da un viaggio culturale, quindi ci sono diversi, poi tutto questo si rispecchia su diversi settori e quindi anche diversi, diciamo, hotel, perché l'offerta è vasta. E quindi poi dopo ci arriviamo. Esatto. Adesso vorrei sentire Stefan. Stefan. Sì, buongiorno a tutti. Sono Stefan Rier, sono uno dei soci fondatori di NOA Network of Architecture. Ci siamo conosciuti io e Lucas 15 anni fa da Matteo Thun a Milano e abbiamo aperto 11 anni fa a Bolzano la prima sede. Al momento abbiamo una sede a Bolzano, una a Torino, tutta nuova, sì, e anche a Berlino ormai da 3 anni. E lavoriamo un po', sì, in tutto il centro Europa, anche un po' all'estero, abbiamo dei progetti a Bonaire. Niente, ci occupiamo di albergo, è quello la nostra vita, siamo cresciuti e nati lì, e ormai da 20 anni che facciamo questo. E quello che, boh, diciamo sempre che non siamo architetti, non ci piace fare architettura, ma più che altro creare attorno alla struttura una storia che sviluppiamo insieme ai nostri clienti e al luogo dove ci insediamo. Poi vi farò Perfetto. vedere. Maria Vittoria. Mi Mi sentite, vero? Ho riacceso l'audio.
Buongiorno, appunto, io sono Maria Vittoria Skin Cariol, sono, lavoro in Eclipse, quindi azienda produttrice di controtelai per porte scorrevoli e scomparsa, battenti filomuro e battenti inclinate relative accessori dal, come diceva Fiorella, da qui 14 anni, quindi mi hai fatto sentire abbastanza vecchia, Fiorella, Così grazie. giovane. Sono responsabile formazione, quindi una figura un po' particolare perché nel settore della metalmeccanica non è una figura così normale, proprio perché l'azienda per cui lavoro è un'azienda innovatrice, quindi propone sempre prodotti nuovi ed esclusivi e interessanti proprio per tutti gli ambiti, anche può essere proprio nell'ambito di cui parleremo oggi, l'ambito alberghiero. È un'azienda che è attenta alle persone, quindi offre anche dei servizi validi che vi possono supportare dal punto di vista della progettazione. Grazie. E Marco rappresenti un grande gruppo alberghiero. Sì, Neac Hotels, per quello che riguarda la declinazione più conosciuta europea, in realtà facciamo parte di un grande gruppo che si chiama Minor Hotel. Neac aveva i suoi tre brand con circa 400 alberghi, con l'acquisizione fatta da Minor nel 2019 siamo diventati un po' più globali, adesso copriamo più di 50 paesi con 550 alberghi. Mi piace definirci piccoli fra i grandi e grandi fra i piccoli, nel senso che risultiamo fra le prime 20 catene al mondo, e se non consideriamo le catene cinesi che hanno alberghi solo in Cina, arriviamo nella top 10. Quindi siamo lì, sì. Perfetto. Allora, siamo usciti da un momento difficile e abbiamo davanti un futuro radioso. Questo tu ieri me l'hai confermato, Marco, no? Cioè, adesso siamo pronti per una grande ripartenza. Allora, io vorrei continuare con te per poi dopo passare agli altri nostri amici qui intorno. Partendo dal concetto che noi visioni di nuovi hotel non vuol dire esclusivamente costruire un nuovo hotel, ma magari intervenire in un hotel già esistente per adeguarlo a delle nuove esigenze. Allora, mi sembra che voi come NH abbiate lavorato tantissimo su questo discorso, per poi dopo passeremo al nuovo hotel. E quindi se mi vuoi raccontare un po' questo approccio di prendere un hotel che c'è oggi, è successo quello che è successo, avete lavorato in questo anno per fare in modo che alla ripartenza questi hotel fossero adeguati a delle nuove esigenze. Esatto, è un percorso innovativo che come catena cerchiamo sempre di intraprendere in anticipo, ovviamente rispetto alla competition. Abbiamo rivisto alcuni aspetti del nostro lavoro, un po' perché erano già nella pipeline, nella parte tecnologica, per facilitare la vita del cliente e non avere assembramenti che oggi si vedono in un'ottica diversa, ma anche prima c'erano per evitare code al check-in quando si hanno tante camere. Bisogna anche muoversi di anticipo. Quindi tutta la parte tecnologica l'abbiamo portata avanti ed è stata accelerata causa, diciamo, pandemia. Ma anche la parte hardware dell'albergo era già in trasformazione. Una delle grandi novità che abbiamo inserito, ovviamente, era la rivisitazione di quello che era l'esperienza nella lobby, nella reception, quindi una lobby che ha cambiato i connotati e che è diventato un posto da dove si passava per prendere le chiavi a un posto dove invece ci si sta perché è bello starci. E quindi chiaramente la lobby diventa un posto dove si può anche mangiare, ci si incontra le 24 ore, si gioca, anche aperta e soprattutto aperta alla città. Mi ricollego a quello che stava dicendo prima Stefan, è assolutamente fondamentale per noi oggi intervenire in ristrutturazioni o in nuove aperture creando uno storytelling che sia connesso alla città, che porti avanti dei valori e che sia aperto alla città stessa. Lo abbiamo fatto su Milano ultimamente con un lobby alive in Piazza della Repubblica dove abbiamo creato il Salotto Milanese, i richiami dei giardini di Porta Venezia e l'ala Milano che lavora in un angolino, il camino dove la gente di Milano può venire a prendersi una cioccolata con dei suoi amici, quindi dove c'è tanta gente che non è della città, che vede l'albergo come un hub dove da lì poter scoprire anche angoli diversi e anche una storia diversa. Non tutti sanno che a Milano ci sono i fenicotteri rosa a Porta Venezia e quindi noi l'abbiamo poi ripresi, l'abbiamo buttati dentro le camere.
non sono lì che vi aspettano, ci sono disegnati, ma diciamo che l'abbiamo giocato tanto anche su quello. Oltre a legarlo al concept dell'albergo, anche dal punto di vista gastronomico, che è uno dei nostri mantra, dove non c'è soltanto l'hardware, ma c'è anche il software, se come software vogliamo vedere quello che poi si mangia. Oltre a reinventarsi, vista la poca richiesta di camere, anche come luogo dove chi non poteva stare a casa a lavorare poteva venire a lavorare. Quindi una serie di camere riviste in smart office, un'offerta che abbiamo lanciato in maniera molto semplice per quello che riguardava il momento della pandemia e anche oggi, perché alla fine tante persone hanno smesso di avere l'ufficio affittato e usano gli uffici a seconda di dove ne hanno bisogno, quindi liberi imprenditori, liberi professionisti. Quindi ci siamo mossi anche in quell'ottica per utilizzare al meglio quelli che erano gli spazi, renderli comunque caldi, vivibili, connessi alla città, connessi a una storia, aperti alla città stessa, e quindi ci piace rivederci così. Avevamo già dei concept come nel Now di Via Tortona di Milano, molto aperto, molto lifestyle, dove non era strano trovare un party col DJ nella reception, ecco, quindi, oppure un vernissage con il cambio di opere d'arte ogni sei mesi, ma non soltanto delle opere d'arte, anche proprio dell'arredamento, insomma un albergo che è vivo, che cambia. E questa è un po' la filosofia che rimettiamo, come ben dicevi, non soltanto nelle aperture, dove è un must, l'abbiamo visto a Venezia, dove abbiamo aperto un albergo, collegandolo a quello che è la storia del cinema di Venezia, a quello che è ormai una capitale del cinema, collegandolo non soltanto a livello hardware con tante figure che ricordano la storia del cinema in collaborazione con l'Università Ca' Foscari, ma anche declinandolo poi nell'esperienza, quindi dalle divise del personale che sono legate ai gondolieri, al menù che ricorda e al nome del ristorante che ricorda la storia del cinema, si chiama 8 mm Cicchetti and Wine, anche al menù stesso dove ci sono questi cicchetti e dove ci sono magari i cocktail di James Bond perché si ricollega al cinema. Quindi giocando con tutti questi aspetti si rende l'albergo non un posto dove vado a dormire, ma un posto dove faccio un'esperienza e dove racconto qualcosa del mio viaggio che magari è un plus diverso rispetto a quello che c'è nel mercato. Allora, tu hai detto una cosa che è appunto il fatto dell'esperienza e dell'utilizzo che è cambiato, e hai parlato anche di ristrutturazione, magari di camere per lo smart working e cose di questo genere. Su questo punto coinvolgo Giorgia, che invece mi ha detto: no, io penso che l'albergo sia un luogo di svago, sono contraria a considerarlo un luogo di lavoro. È vero, Giorgia? Ah, in realtà sì, diciamo, è giusto che sia un pensiero che abbiano tutti affrontato durante la pandemia, perché comunque anche per attirare ospiti all'interno di un albergo, una struttura che in quel momento si è spenta, diciamo, non essendoci il turismo. Quindi capisco chi ha dovuto poi impegnarsi su questo fronte per rendere poi, insomma, far lavorare l'albergo, la struttura. Io, diciamo, avendo lavorato soprattutto su alberghi che sono sicuramente più turistici e comunque anche in luoghi dove è prettamente il richiamo è prettamente la cultura e non certamente il business, ho sempre favorito gli ambienti delle hall, delle lobby, no? Cioè cercando comunque di intrattenere più i clienti all'interno di questi luoghi, perché comunque ci sia anche uno scambio, cioè che si possa anche conoscere, no? Altre persone, quindi per me è fondamentale, insomma, crearli anche delle attraction che, insomma, siano più social life, no? Quindi la camera, poi mi sono resa anche conto nel tempo che mettere comunque delle scrivanie all'interno delle stanze non vengono più usate, non sono dei luoghi più dove le persone si seguono al tavolo, magari prendono il proprio smartphone o comunque normalmente lo fanno sul letto, ecco, allora bisogna creargli magari la testata comoda, perché comunque stanno ore seduti sul letto e si lavorano tranquillamente con il loro computer. Quindi, diciamo, la scrivania diventava proprio una cosa che
vedevo più. Quindi luogo di relax e così via. Invece, Maria Vittoria, siccome il concetto di compartimentazione è proprio insito nel vostro pensiero, cioè nel vostro prodotto, no? Io volevo capire veloce, cioè, in maniera tecnica, ma che poi dopo approfondiremo meglio sulla rivista e così via, se i prodotti Eclisse possono entrare in una situazione di passaggio o se devono essere già scelti all'inizio del pensiero, no, di, allora, di una progettazione. Sentendo proprio, dico i nomi perché magari i cognomi vorrei, non vorrei sbagliarli. Ma no, ma poi siamo tutti i nomi, no? Va benissimo. Sì, sì. Grazie. Ho rivisto molto il nostro prodotto in declinazioni anche differenti, nel senso che quando Marco parla di queste colorazioni specifiche con i fenicotteri, mi è rimasta impressa ovviamente la storia del fenicottero perché ho avuto il piacere di vederle a Milano, mi è venuto in mente tutto quello che è il concetto del raso muro. Quindi la possibilità di sfruttare le raso muro e sfruttare anche la parte della porta per proseguire il disegno, la pittura della stanza. E il fatto dell'esigenza appunto dell'architetto Giorgia, che diceva invece che non è solo di questo periodo questa situazione, invece la flessibilità nel poi eventualmente modificare questo concetto con soluzioni differenti. Per quanto riguarda invece la compartimentazione della zona della hall, no, si può scegliere anche in base alle esigenze, nel senso che la porta scorrevole o scomparsa ha il grande pregio di poter compartimentare in caso di esigenza, come dicevamo, in questo periodo particolare, ma anche di aprire lo spazio. Fate conto che le dimensioni massime di una porta scorrevole possono arrivare ad anta singola a 2 metri, quindi aprendo una porta di 2 metri abbiamo una stanza unica, però in caso di esigenza tenerla chiusa compartimenta bene la struttura. E senza parlare ovviamente delle doppie ante o delle 4 ante in cui arriviamo fino al 4,70 m di compartimentazione. E quindi la flessibilità è al massimo proprio a tutti gli effetti in entrambi i casi appunto di cui hanno parlato Marco e Giorgia. Grazie mille. Stefan, invece quando penso a te, io ad esempio penso al Kfell, quindi natura, nascosto, devi trovarlo questo albergo, e quindi passiamo a un livello ancora diverso, no? Cioè entriamo in un albergo che non ha impatto, no? Che si nasconde, che si immerge, oppure Noah ha anche altre visioni più rispetto al fatto di essere uno studio che progetta luoghi sostenibili o alberghi con la natura, insomma. Raccontami un po'. Partiamo da questo ultimo progetto che è stupendo, però. Grazie. No, questo ultimo progetto è una bellissima esperienza perché parte da una ristorazione, parte da una famiglia che è sempre stata lì, ha vissuto lì, hanno lì cresciuto i loro bambini. Ma racconta dove siamo. Perché siamo in Alto Adige, siamo sotto praticamente l'Alpe di Siusi, a Fie, un piccolo paesino, neanche a Fie perché è una frazione piccolina del paesino di Fie, in altissima montagna. Per raggiungerlo ci metti 20 minuti dove vedi praticamente solo dei contadini che vivono lì e in altissima montagna poi arrivi lì e c'è questo posto che era un maso, cioè è una struttura tipica contadina dove loro 20 anni fa hanno iniziato a fare della ristorazione e poi sono venuti da noi e hanno detto vogliamo fare il cambio di generazione, i nostri figli adesso stiamo pian piano entrando nell'albergo, cerchiamo delle modalità e abbiamo fatto questo mini boutique hotel dove abbiamo mantenuto praticamente il vecchio fienile, abbiamo mantenuto anche la vecchia struttura, abbiamo aggiunto 17 camere, una piccola sauna. Tutta quella parte lì l'abbiamo inserita praticamente nel terreno in modo tale che non si vedesse quella parte della cubatura e quando arrivi vedi praticamente ancora la struttura storica. Il fienile circa 60 anni ha di età, quindi ancora questi legni scuri già bruciati dal sole
l'abbiamo tutti mantenuti e semplicemente all'interno ristrutturati in modo tale che veramente l'ospite quando arriva entra nel fienile e lì gli danno il benvenuto con un drink, che è una sorta di lobby dove possono stare e poi vedono praticamente verso la vallata, verso Bolzano e verso il tramonto. Tutto qua. Alla fine sì, si cerca sempre di essere sostenibili. Da noi è legge perché non possiamo farne a meno. I nostri funzionari l'hanno infilato così e hanno detto fatelo, punto e basta. È legge, non potete fare altrimenti. In certi progetti cerchiamo di andare un po' oltre. Qua in questo senso abbiamo cercato veramente di mantenere il fienile sia per una questione di storia del posto, ma soprattutto anche una questione di riutilizzo, no? Come avevi detto te, Pina Prima Fiorella, è proprio, cioè, credo che è bello anche queste strutture storiche, mantenerle e meno energia utilizziamo nel costruire, meglio è, no? Questo è un po'. Certo, però è Poi proprio dipende. un approccio vostro quello della sostenibilità, dell'utilizzo di materiali naturali e così via, no? Sì, anche un po' obbligo perché ovviamente siamo cresciuti in Alto Adige, siamo qua in questa zona e con la questione Klima House è diventata in qualche modo forse un po' già dentro nel nostro DNA, no? Poi, appunto, come ti stavo dicendo, cerchiamo anche di esportare un po' questa cosa, però credo che il punto fondamentale da noi non sia questa questione soltanto della mera matematica sostenibile, no? Perché si parla di diffusione termica, tutte queste cose qua, si parla più che altro di approccio. Cerchiamo di, non lo so, l'ultima volta mi sa che abbiamo parlato anche del progetto Zalinger, dove abbiamo tolto completamente il traffico. Quello di sì, certo, l'altra Altri volta, studi, certo. no? Arrivi soltanto col gatto delle nevi e cioè, è più importante per noi trovare delle metodologie diverse e approcci diversi a questo approccio matematico alla sostenibilità, no? Della diffusione termica e punto e basta, a reazioni e via dicendo. Allora, invece, su questo discorso della sostenibilità, richiamo Marco. Perché loro hanno anche loro un approccio di questo genere nel loro hotel e hanno anche messo a disposizione proprio degli strumenti anche per portare avanti questo approccio, giusto? Esatto, intanto volevo ringraziare Giorgio perché sulla scrivania hai beccato un punto spettacolare. Mi faccio un attimo un excursus rispetto a prima, perché anche in alcuni alberghi dove c'è più, diciamo, la vocazione leisure l'abbiamo praticamente tolta, abbiamo un tavolinetto per appoggiarci il telefono o altri aspetti. E mi ricollego anche a quello che diceva Maria Vittoria, perché la flessibilità, il concetto di flessibilità, in uno di quelli che raccontavo prima della reception, abbiamo creato un salottino con un camino. E quando si vuole si usano le porte vostre, tra le altre cose, si chiude questo salottino e diventa una piccola sala riunione. Quindi proprio c'è il discorso flessibilità, che alle volte uno è lì a prendersi il cioccolato, la volta dopo magari sta facendo una riunione. Quindi c'è proprio questo gioco ed è bellissimo. Fermo l'excursus perché volevo fermarmi poi sul discorso sostenibilità. Allora, quello che dice Stefano è sacrosanto. Noi dal 2007 ci abbiamo iniziato a giocare, era un gioco all'inizio, abbiamo fatto un progetto più che altro per comunicarlo e vedere se eravamo in grado di riuscirci, che si chiamava 20-20-20, quindi volevamo risparmiare il 20% di consumo dell'acqua, 20% di consumo dell'energia elettrica, 20% di emissioni CO2, 20% in meno di creazione di waste, di spazzatura. In realtà poi giocandoci anche con le ristrutturazioni abbiamo iniziato a cambiare il back of the house mettendo macchinari nuovi, mettendo riduttori di flusso nelle camere, pannelli solari, utilizzando materiali per le varie ristrutturazioni di un certo tipo, ora che vanno tanto di moda i cappotti, ma noi abbiamo speso un bel po' di milioncini nel passato per ristrutturare gli alberghi e questo gioco è diventato in realtà molto interessante. Perché i risultati non sono stati 20-20-20-20, sono stati tipo 50, 67, 82. Abbiamo scoperto che facendo bene le cose si risparmia tantissimo e in più si fa anche del bene. Tra le altre cose, poi non è una legge, ma dovrebbe esserlo, concordo pienamente, perché noi banalmente siamo degli energivori, siamo gli alberghi, le grandi compagnie, noi consumiamo qualcosa come 57 milioni di kilowattora all'anno, cioè sono una marea. E noi come scelta abbiamo iniziato a comprare energia green e dove si certifica il saving di CO2. Ecco, quello che abbiamo risparmiato di CO2 basterebbe, sarebbe come dire ho piantato circa 50.000 alberi in una città. Quindi
Quindi pensate quanto inquiniamo. Quindi farlo bene, pensandolo bene dalla parte di progettazione, qua gli architetti sono quelli che hanno in mano queste possibilità, queste idee, perché poi magari all'albergatore non gli viene in mente, pensa di cambiare una centrale con un'altra centrale, un vetro con un vetro o un materiale con un altro materiale. In realtà se si pensa bene, il ritorno dell'investimento è spettacolare. Noi, ripeto, nel tempo poi abbiamo affinato queste iniziative utilizzando, togliendo la plastica da tutte le parti, piuttosto che utilizzando anche un controllo di quelli che erano i consumi, che ti danno un po' l'idea di quello che stai combinando, e tantissime iniziative sia culturali, quindi lavorando con il personale, il training, quindi Maria Vittoria, il training diventa fondamentale, perché un training online dove si spiega che banalmente spegnere la luce in un albergo non è banale, come non è banale in ufficio, chiudere bene l'acqua piuttosto che stare attenti a quando si fanno determinate azioni, ma anche banalmente al ristorante. Dico una cosa, che nel ristorante noi abbiamo attivato un'iniziativa su tutta l'Italia, quindi sui nostri 60 alberghi, dove i tappi di sughero vengono presi e messi in un contenitore. Questo contenitore, quando è pieno, viene un'azienda che si occupa solo di quello, ci prende i tappi e ci fa dei pannelli per poi insonorizzare e metterli sotto il parquet o utilizzare. Quindi è un utilizzo circolare del sughero, ma dovrebbe essere obbligatorio, non dovrebbe essere una roba che facciamo noi perché ci piace. Oltre che a utilizzare ogni spazio dell'albergo possibile e immaginabile per creare giardini, creare verde. Noi in centro a Torino abbiamo delle terrazze, in un albergo di MH Carlina, dove sopra ci sono dei giardini. E giardino sopra dove lo chef ci si mette i suoi odori e le sue pianticelle, e dove anche il cliente può respirare qualcosa che non è soltanto, per quanto bello, c'è anche del verde. Questo esce facile quando sei ad Amalfi, a Taormina, dove abbiamo degli alberghi dove c'è del verde, dove il cliente si mette a riposare in mezzo ai limoni o andare a raccogliere le verdure per poi farsele cucinare. Che sono tutte cose che non è che le racconto perché me le invento, si fanno. Però è ancora più bello quando si riesce a fare in una città, tipo ad Amsterdam, in cima all'albergo ci abbiamo uno chef che ha tutte le sue piante, il ristorante 2 stelle Michelin, e a chilometro zero sul tetto. E sono tutte robe che veramente voi come architetti avete una grande responsabilità, e noi come utilizzatori dobbiamo cercare queste soluzioni, e per me è bene parlarne, perché è un bene di tutti alla fine se riusciamo a farlo. Grazie. Adesso volevo coinvolgere Giorgia con una parola: mood. Cioè, i tuoi alberghi hanno questo mood di casa, di accoglienza, di colore, di texture. Mi racconto. Scusami, che mi volevo ricollegare con Marco su questa cosa del sughero, no? Della raccolta del sughero dei tappi. Io ho avuto modo di lavorare per questo, diciamo, per fare, ho progettato, insomma, sto continuando anche a farlo. Per questo albergo La Lantara in Mozambico, e a Bazzaruto Island, e loro praticamente lì abbiamo anche fatto una dimostrazione come le bottiglie possono diventare un sistema di costruzione, cioè si utilizzano le bottiglie di plastica in genere disperse, possono diventare dei muri di contenimento. Quindi abbiamo proprio fatto, diciamo, anche una dimostrazione proprio per invitare poi comunque anche diciamo i locali a vedere come determinate cose possono essere riutilizzate, no? E questo è molto anche in Sudafrica, io ho trovato assolutamente molto attenti su questo punto, quindi sono molto insomma, noi siamo molto attenti. Poi logicamente portare oggi un determinati tipi di scelta e di investimenti, questo sta ultimamente sì a noi, ma anche alla sensibilità, no, di chi oggi si investe in questo settore. Riguardo al mood, sì, per me è fondamentale il mood, come è uno storytelling, come giustamente ho sentito anche da parte del mio collega, e comunque anche da parte degli imprenditori, da Marco, insomma. Certamente lo storytelling è fondamentale, quindi diamo, no? Dobbiamo pensare, quando ci troviamo di fronte a una struttura, a un progetto, cosa raccontare, quindi cosa portarci dentro, dove ci troviamo in assoluto, e quindi quello è il mio, cioè è il leitmotiv, no? della progettazione. Il colore, le texture sono fondamentali per me. Io vivo anche, cioè proprio mi piace il colore, quindi non, anche quando entro in una stanza d'albergo non deve essere per me come dire una
non deve essere bloccata perché comunque penso che il colore possa dare confusione o possa non piacere. No, mi sento libera, molto spesso mi sento libera di progettare, di pensarla come voglio e quindi lo porto dentro, lo porto all'interno delle stanze, lo porto all'interno dei bagni, lo porto all'interno delle hall e questo logicamente mi differenzia un po' da solite progettazioni che vedo dei miei colleghi che insomma hanno un pochino più di timore nell'affrontare il colore, no? Quindi sempre questo tortora, sempre questo grigio, sempre questo bianco e questi colori un po' neutri che insomma non mi entusiasmano e quindi non li uso. Invece qui chiamavo Stefan proprio perché parlando con lui dicevo, sai, io quando vi penso, penso al legno, no? Al verde, alla natura, ma il colore non lo usate? Lui dice, certo che lo usiamo. Ti voglio raccontare di questo progetto che stiamo seguendo. E lui ha detto una frase che mi è piaciuta molto, che dice, sai, abbiamo dovuto approcciare questo nuovo albergo che non aveva più sostanza storica, anche se si trova in un palazzo storico. E quindi il nostro approccio è stato, Stefan, Grazie mi è piaciuto tanto. per l'introduzione. No, è veramente Non c'è un più progetto. sostanza storica, cioè bellissimo. È un progetto molto particolare per noi perché è un primo nostro city hotel che facciamo a Innsbruck. È praticamente proprio in centro città, vicino al Tettuccio Dorato, che probabilmente conoscerete, un edificio in realtà del 1600 dove ha abitato Massimiliano il primo, dove c'era anche Mozart, dove c'erano un sacco di signori storici che hanno risieduto in questo albergo. E noi cosa abbiamo fatto? In qualche modo abbiamo interpretato questa storia di questi signori dentro, no? Abbiamo in primis scavato praticamente all'interno dell'edificio perché tanti solai erano degli anni 60, potevamo, quindi abbiamo portato tramite dei pati in centro città il verde, come diceva prima Marco, quindi hai la possibilità di avere in una piccola stanza anche un posto dove stare di fuori. E poi c'erano tutte queste storie, no? Non so se avete presente la storia di Mozart. Mozart era bravissimo a suonare la musica, adorava giocare a biliardo, adorava perdere i soldi perché non poteva giocare a biliardo, però voleva giocare a biliardo e scommettendo ha perso una cifra di soldi spropositati. Abbiamo la stanza dove ha dormito Mozart e questa stanza, visto che gli piacevano anche tanto le donne, è diventata completamente rossa e all'interno, al centro, non c'è più un tavolo, ma c'è un piccolo biliardo dove puoi giocare a biliardo e scommettere contro Mozart, ma come anche il bar, no? Non so. In tedesco il bar si chiama Die Blaue Brigitte, vuol dire Die Blaue Brigitte vuol dire che la Brigitte è ubriaca in tedesco, no? E quindi è questo modo un po' osé di vivere, sì, di ubriacarsi anche all'interno di un city hotel, no? Stare semplicemente lì. È una sfida, cioè, perché ovviamente il cliente adora l'arte e quindi ci ha seguito in tutte queste follie e fare una stanza completamente rossa, forse anche un po' aggressivo inizialmente, pensi, no? Però in realtà quando poi ho fatto i primi sopralluoghi, quando c'era dentro il colore, era proprio entrare dalla città in questo mondo totalmente diverso. Ho fatto un giro di 2 ore e quando sono uscito ho detto, oh mio Dio, dove ero adesso? Ed è un'emozione particolarissima. La lanceremo adesso. Volevamo inaugurarla prima, ma per il Covid a Innsbruck era tutto chiuso e adesso stanno aprendo il 1° luglio e quindi la pubblicazione arriverà a metà giugno da voi in Ma redazione. blu, mi parlavi anche del blu oltre che al rosso, che il blu è un colore che io amo Sì, molto. infatti, scusate, la Blaue Brigitte è tutta la stanza, cioè il bar praticamente al centro c'è un tavolone enorme, lunghissimo, rococò, dorato o bronzato, e tutto il resto dello spazio è totalmente blu.
E quindi è proprio una cosa completamente diversa da quello che noi conosciamo come studio NOA, tendenzialmente. La vostra proposta è proprio completamente diversa. Ok. Dipende dal cliente, dal posto dove andiamo, no? Invece volevo sentire Maria Vittoria questo discorso dei colori, no? Perché uno dice porte contro telaio, se le immagina tutte belle grigie, no? Cioè tutto un po' così nascoste, magari un po' dipinte di bianco, così. Esatto, laccate bianche era il 90-10 forever, no? No, è vero. È vero, grazie Giorgia che già togliamo questa reticenza alle porte. No, le porte possono essere coloratissime, possiamo veramente sfruttarle. In particolare, ricollego proprio al concetto di filo muro. La porta può diventare esattamente dello stesso colore della parete. Penso che se Stefano ha usato il rosso su quella stanza, probabilmente avrà anche pensato alla porta di pitturarlo di rosso. Quindi il concetto della porta non deve essere un ostacolo alla progettazione dei progettisti, deve essere un aiuto anche nel concetto di colore. Una porta può essere dipinta, può essere coperta con la carta da parati, può essere in vetro se non, ho bisogno di non vederla, può essere in tantissime tipologie. Può essere anche laccata a RAL, quindi la stessa laccatura, perché magari la porta pitturata diventa un po' più delicata, pitturata con i colori RAL disponibili. Quindi ripeto, la porta non deve essere, forse la difficoltà delle porte per i progettisti è stata proprio questa fino a qualche anno fa, il fatto di dover mettere una porta. No, la porta è parte integrante del concetto di progettazione al momento, proprio per il fatto che può essere utilizzata e declinata in tantissime tipologie. Marco, allora, abbiamo parlato anche di domotica o di esperienze un po' particolari o specifiche che voi offrite. E siccome la domotica è assolutamente importante, è un approccio che diventa sempre più importante nelle nostre vite, se volevi raccontarmi un po' che cosa fate voi, che cosa proponete. Parliamo di mood room, parliamo di smart bed, Tutti giochiamo. questi termini strani. No, è bello perché mentre parlava Giorgio c'erano questi colori bianchi, grigi. Noi abbiamo visto che nel tempo, negli alberghi, quando abbiamo iniziato a ristrutturare nel 2006-2007, dopo le varie acquisizioni, abbiamo visto l'evolversi delle tendenze, no? Quindi noi abbiamo alberghi, le camere sono tutte bianche tranne il parquet. Quindi, oppure altre situazioni dove c'è il grigino, quindi ridevo per quello. Perché? Perché poi quando ti rendi conto di aver fatto una camera dove quello che spicca è un cuscino perché è un colore diverso, un divano, una poltrona, dici possiamo fare qualcosa di più, no? E da lì è nata un po' l'idea di lavorare con Philips. Abbiamo lavorato su alcuni alberghi, non tutti, e in alcune camere, dove abbiamo creato le mood rooms. Praticamente che cosa abbiamo creato? Attraverso un pad, un device in camera, un palmare, parliamo italiano, un palmare, dove entri e puoi scegliere in che stato d'animo sei. Scegliendo lo stato d'animo, la camera si adatta al tuo stato d'animo per quello che riguarda le luci, per quello che riguarda apertura e chiusura tende, per quello che riguarda magari la musica, per tutta una serie di setup. E quindi quello è stato un po' un giocare a seconda di quello di cui hai bisogno. La mattina ti svegli, wake up, metti anche la sveglia, ti sveglia la camera piano piano con l'apertura delle tende graduale, la musica, piuttosto che tutto impostabile, è un modo carino per giocare sull'esperienza del cliente. E un altro esperimento che abbiamo fatto, lo Smart Bed, che è qua a Milano, abbiamo lavorato insieme a un'azienda un po' visionaria per quello che riguarda i letti, e ce l'abbiamo nella suite in un albergo, è un letto che costa più di quasi un appartamento, dove si può dormire guardando il cielo. Dove all'interno del letto ci sono tutta una serie di funzioni che oggi magari fa anche l'orologio, però ti dice come hai dormito, quanto hai dormito, quante volte ti sei mosso, hai una serie di servizi integrati nel letto che non disturbano, materiali naturali per quello che è possibile, comunque è domotica all'interno del letto, e quindi è un'altra esperienza nuova. E oramai tutto è sull'esperienza, e il colore fa parte anche dell'esperienza, perché chiaramente se entro in una camera devo anche capire in che stato d'animo mi potrei trovare nel momento in cui ci dormo dentro. E non è soltanto lì, poi l'esperienza esce anche fuori, sempre sulla parte di domotica un po' rivista, parte tecnologica, in alcuni alberghi più leisure dove c'è tanta storia, abbiamo un convento
che ha qualche, intorno al migliaio di anni fra nel nostro portafoglio degli alberghi da Amalfi, e con l'applicazione ti racconta tutto quello che c'è dentro, e in alcuni luoghi dove ti metti ti fa vedere com'era prima, com'era dopo, e ti racconta un po' la storia del posto. Quindi mi collego anche alla parte di Stefan con la storia di Mozart, che è veramente interessantissima, mi piaceva, perché noi ci colleghiamo e ci studiamo tanto, ormai ogni albergo deve essere collegato in qualche modo ai suoi dintorni, anche in maniera tecnologica, perché poi diventa carino in camera magari avere un'applicazione che ti fa vedere com'era quel matto di Mozart mentre era lì, e quindi ti vivi qualcosa che poi ti porti a casa, è un ricordo. Giorgia, tu mi parlavi cioè tu hai seguito, mi sembra, anche uno small hotel a Londra, quindi e poi dopo parlavi appunto di un'esperienza in Sudafrica, e poi mi avevi accennato anche invece che in prospettiva stai seguendo un albergo diffuso. Cioè, questo discorso degli alberghi diffusi è una tendenza, no? C'è questo, quindi l'approccio, il come, ecco, se vogliamo parlare un po' di visione. Beh, devo dire che questo nasce da un progetto un po' più ampio, perché siamo a pensamento di terreno dove c'è un borgo, e lì si voleva appunto affrontare questo tipo di albergo, e anche per me è stato un approccio molto nuovo. Perché diciamo, l'albergo diffuso è quando ci sono delle situazioni dislocate, per cui ci sono, diciamo, delle stanze o comunque dei piccoli appartamenti dislocati, e quindi non è, diciamo, aggregato da un luogo comune, o comunque ci sono dei luoghi comuni che vanno ricavati. Quindi, insomma, è, diciamo, un'avventura anche questa, perché in realtà è tutto va ragionato con un fil rouge, e quindi con un progetto che deve avere un richiamo, insomma, deve essere complementare, ma nello stesso tempo si deve differenziare per anche strutture, perché poi comunque in questo caso mio, cioè io intervengo su delle strutture già, su dei fabbricati già esistenti che vanno ristrutturati, e quindi che erano era un borgo agricolo, e quindi logicamente va completamente ripensato, no? nella suddivisione degli spazi, ci sono degli spazi molto da ricavare, insomma, e quindi è un progetto abbastanza complesso, ma ci stiamo arrivando. Quindi è interessante da questo punto di vista. Certamente anche la tecnologia lì sarà un challenge, però abbiamo anche lì ragionato con un sistema fotovoltaico per portarci comunque un'energia adattabile, insomma, a tutto quello che può essere poi logicamente la pretesa dell'ospite. E per quanto riguarda invece il Mozambico, non era in Sudafrica, perché in Sudafrica in realtà i proprietari di questo albergo, che gestiscono questo albergo in Mozambico, sono sudafricani. E in Sudafrica, diciamo, è un resort, quindi è completamente diverso da un complesso di questo tipo. E lì, diciamo, il progetto è stato sicuramente più ecosostenibile, appunto, utilizzare, diciamo, tutto quello che è la materia prima locale, portarci all'interno tutto l'Africa in qualche maniera, cioè il Mozambico, e quindi con tutte anche le lavorazioni locali, quindi insomma la manifattura che deve essere, diciamo, molto riconoscibile, e anche quello, devo dire, un'esperienza meravigliosa. Io amo l'Africa, quindi comunque per me è stato veramente, ed è un bellissimo progetto, cioè un bellissimo approccio, scoprire che comunque c'è tantissimo in Africa da poter utilizzare, anzi oggi come oggi c'è anche la tendenza qui di riportare molte texture africane, i tessuti sono diventati delle stampe molto vivaci, ecco perché il colore è ritornato, no? E quindi ci riallacciamo proprio al discorso del colore, quindi i tessuti ci danno anche una
a volte anche una partenza nella progettazione, perché guardare già la tendenza dei tessuti, come oggi insomma il colore è sicuramente un elemento fondamentale, le stampe grandi, quindi insomma un po' la globalizzazione, diciamo, portarci l'Africa o l'Oriente insomma in Europa, come viceversa immagino, e quindi insomma anche sicuramente un cliente oggi che è un viaggiatore può ritrovarsi magari una stampa africana in una residenza qui, cioè in un albergo in Italia, come noi andiamo magari all'estero e ci ritroviamo magari la stampa del Colosseo, per dire, in alcune stanze. Quindi questo è un po' il concetto di quello che sta accadendo, e globalizzarsi è così. Quindi insomma questa è l'esperienza che io mi trovo in questo momento a fare. Sicuramente l'hotel diffuso è, diciamo, un nuovo modo per riutilizzare molto spesso, per rivalutare delle situazioni che sono abbandonate, molto spesso appunto sono i borghi agricoli, che non vengono più riutilizzati né tantomeno da un punto di vista abitativo, e quindi potrebbero essere molto ben sfruttati, anche perché ci sono dei paesaggi veramente straordinari, quindi da far conoscere. E beh, poi l'Italia ne ha tantissimi. L'Italia ne ha tantissimi, in questo caso sono in Umbria, però devo dire fascinosissima. Certamente anche lì l'ecosostenibilità è un tema, considera che ci sono anche dei bonus in questo momento molto allettanti per l'ecosostenibilità, per cui chi si approccia a questo da un punto di vista imprenditoriale, ci sono dei bonus che vengono elargiti per questo fatto qui, ma a noi progettisti viene quasi spontaneo nel momento in cui vai a toccare dei manufatti storici, logicamente salvaguardarli il più possibile, quindi utilizzare tutto quello che è possibile localmente, quindi non mi piace neanche essere poi fake, no? Nel senso rifare esattamente quello che era, però cercare comunque di riutilizzare i materiali in maniera sicuramente più contemporanea, quindi anche insomma le facciate, di vedere un pochino rimanere nel tradizionale, però nello stesso tempo essere, diciamo, più contemporanei, no? Grazie. Darei la parola a Stefan, perché volevo sapere un suo pensiero su questo discorso della domotica, cioè di come, se vuoi esprimerlo, e poi ero molto curiosa su questa apertura di Torino, dello studio Nord va a Torino invece di venire a Milano, grande città, come così, centro del mondo, o Roma, per andare un po' allontanarsi da Bolzano. Come è nata questa idea di Torino? No, abbiamo una serie di progetti adesso in zona. Abbiamo un progetto grande sul Lago Maggiore. Abbiamo due progetti in Val d'Aosta. E quindi in realtà non siamo ancora sicuri se sarà Milano o Torino. Cerchiamo ancora luogo, e quindi forse qualcuno ci potrà anche aiutare. Per adesso manderemo un ragazzo e noi, vabbè, sono 2 ore e mezza. Sono riuscita a farti dire anche dei nuovi progetti, perché lui ha detto ti parlerò di Innsbruck, invece io voglio sapere altre cose. No, abbiamo adesso, spero, sì, abbiamo un grande progetto nuovo che ormai dura 2 anni, perché la fase di approvazione in Italia è sempre un po' quella che infatti, è. Infatti abbiamo fatto un intero incontro su questo discorso della burocrazia e dei tempi italiani, che sono surreali rispetto ai tempi in altri paesi del mondo, e quindi sappiamo bene. Però dicevi? Quindi 2 anni di approvazione, adesso abbiamo un parere preliminare positivo. Champagne. Che è già buono, no? Vai! È un albergo di 100 camere con wellness direttamente sul Lago Maggiore, con vista Isola Bella e Isola Borromea. Siamo molto contenti e speriamo che l'anno prossimo riusciremo a iniziare i lavori, fine anno. E quindi poi abbiamo un altro lavoro bellissimo, perché è molto particolare, perché è a Champoluc.
che è una zona stupenda perché è molto, cioè, si nota, non, qua in Alto Adige abbiamo le montagne, però quelle del Monte Bianco e Monte Cervino sono proprio straordinarie per me, cioè particolari, molto rudi, cioè molto, è veramente bella come zona, quindi siamo molto contenti e quindi abbiamo cercato di trasferire adesso un ragazzo in quelle zone, così siamo dai nostri clienti, cercando di svilupparlo ancora un po' di più. Berlino sta crescendo, abbiamo un grande progetto anche lì, un albergo di 100 camere con annesso una day spa di per 1200 persone. E lì è molto particolare perché lottiamo sempre tra la cultura, diciamo, latina, italiana e quella nordica, e sapete che il wellness al nord è visto in maniera un po' diversa, e per me era anche un po' scioccante perché pensate che si parla di 16 saune, 8 piscine, e di solito noi siamo abituati che se entri in sauna è il momento, ok, ti togli il costume e giri nudo. Per loro no, anche le vasche da bagno è tutto nudo, punto. Entri nella struttura, sei nudo. E è Una bellissimo perché è, sì, è in centro città. È al Müggelsee, cioè praticamente uno dei laghi vicino a Berlino, lo raggiungi direttamente con la metro e abbiamo avuto la prima presentazione. Adesso, quando ci siamo sentiti, Fiorella, mi è andata bene e anche lì vedo che in certe zone in Germania, a Berlino, adesso stiamo aspettando che ci sono le rielezioni a settembre e poi andremo a farlo, spero, a provare presto e quindi tante belle cose. La domotica. Io mi sono fatto una casa a Siusi completamente con la domotica, con l'iPad. Io non lo so, vivo ancora negli anni 70, probabilmente faccio una fatica immensa a gestirmi questa casa perché il programmino che mi hanno montato non è del tutto compatibile con il mio iPhone e quindi è un disastro, però negli alberghi di solito sì, li mettiamo perché senza la domotica non funziona più l'albergo. Volevamo portarlo proprio in questo albergo qua, al Weißes Kreuz di Innsbruck, del quale vi ho parlato prima. Volevamo portare all'interno dell'albergo non soltanto appunto queste storie che vi ho raccontato prima, ma in qualche modo tramite videoproiezioni all'interno della Blaue Brigitte, insomma la chiamo così perché la conoscete, a far vivere anche queste figure, no? Nel senso che per assurdo abbiamo lavorato con un ragazzo che ci ha fatto anche dei video che dovete immaginarvi, siete seduti sul tavolo e a un certo punto si sente fischiare dietro, si sente uscire dal bagno dei maschi Mozart per poi rientrare nel bagno delle femmine Mozart ed uscire di nuovo truccato e con la parrucca in maniera un po' grottesca per far vivere questa esperienza anche un po' di più alle persone, come abbiamo anche fatto un video bellissimo perché anche Maximilian il primo era famigerato donnaiolo e quindi volevamo mettere vicino a una delle sedie delle lounge una sua scultura e poi sovrapproiettare sulla sua scultura appunto l'occhiolino che fa il fischietto alle ragazze che passano per attirarle, no? Cioè tutte delle sistemi un po' per sconvolgere le persone e come diceva Marco prima, per farle ricordare l'albergo. Marco, invece tu mi racconti un po' di nuove aperture che stanno arrivando, che mi sembra che ci siano delle novità, e poi volevo che parlassi anche di Anantara, visto che l'ha citato anche Giorgia, e che sarà un nuovo arrivo, anche se un po' futuro, in Italia. Sì, ce la dovremmo fare con i tempi che raccontava Stefano e che conosciamo. Il brand è nostro, quindi dobbiamo solo farlo atterrare nel posto giusto perché, come raccontava Giorgia, sono brand di extra lusso che devono andarci a posizionare Si è bloccato. in un certo modo. E quindi ci sono investimenti, ci sono degli studi e questo in Italia ha bisogno di tempi. Tempi che sono biblici alle volte. Quindi Anantara arriverà in Italia, oh, beh, c'è già oggi a Roma, ma non è finito, cioè, abbiamo messo il brand, ma stiamo ancora lavorando su quello che è il concept dietro l'albergo.
e arriverà nei posti più iconici italiani, un po' dove si merita di essere. Ma non soltanto, perché se si chiudono alcuni progetti che abbiamo in ballo, potrebbe essere a livello di borgo, come la rivisitazione di alcune parti del nostro stivale, che ha tantissimo potenziale. Piuttosto che il Brand Now, arriverà anche quello su Roma, non è soltanto su Milano. Tra l'altro Stefano, ti racconto che il Now sarà dentro un bunker, non a Roma, in Germania. Ci sarà The Now, The Bunker, e quindi sarà veramente curioso, perché quello che racconti, giocare con il cliente, è proprio una delle componenti principali del Now. Poi ci sarà un'apertura a fine mese, fine anno, in realtà saranno una o due, bisogna vedere se riusciamo a farlo entro quest'anno o comunque i primi mesi dell'anno prossimo, su Milano, dove abbiamo un albergo di 100 camere in città, e un altro a City Life, dove in realtà abbiamo accoppiato il sacro e il profano. Si entra dentro una chiesa e poi c'è l'albergo. Quindi la chiesa in realtà ha delle camere all'interno della stessa chiesa. E adesso stiamo vedendo di fare qualche convention aziendale di qualche azienda che con la chiesa non c'entra niente, così facciamo sacro e profano davvero, davvero strong. Ci piace giocare con queste provocazioni, perché è bello, ed è quella cosa che io ho fatto una convention, dico una cosa forte, non so, l'azienda che tratta siti di donnine e che fa l'azienda, fa l'evento dentro una chiesa, voglio dire, se ne parla sicuramente di quella cosa lì. Quindi ecco, queste sono un po' le aperture, oltre a New York, che lo seguo io, abbiamo aperto 10 giorni fa, l'unico albergo che abbiamo negli Stati Uniti, e difficile, anche lì legato a uno storytelling degli anni 50 della New York, dell'advertising veramente interessante. Abbiamo ripreso un po' il mood di quell'epoca e del palazzo, che è fra la 38esima e la Madison, quindi una bella posizione. Quindi per ora siamo su quello e siamo a continua ricerca, quindi se avete qualche idea dove serve un operatore, noi ci siamo, perché più che altro è il concept che c'è dentro l'albergo che ci attira tantissimo, perché gli alberghi ne abbiamo tanti, ma ci piace giocare con le partite dove ha senso giocare e dove c'è qualcosa dietro da raccontare e che fa ricordare nel cuore un albergo, che quella è la differenza, e credo che sia anche la vostra sfida, oltre alla nostra, da operatori del settore. Maria Vittoria, anche se poi la presenteremo sulla rivista molto approfonditamente, voi avete un prodotto che è un po' particolare, che è Eclisse 40, mi sembra si chiami. Sì, è un nuovo prodotto, molto bello, non so se hanno avuto modo di vederlo, ma volevo solo anticipare, Fiorella, non mi avevi preparata al fatto che adesso ho voglia di viaggiare in un modo spaventoso dopo tutti questi racconti che ci hanno portato oggi. No, e Eclisse 40 è un prodotto nuovo, esclusivo, a un anno e mezzo, e serve per sfruttare un po' quella che è la moda del momento, cioè il fatto di tornare un po' al metallo, no? Non si usa anche tutta la parte rubinetteria, adesso non si presenta più solo in esclusivamente cromo satinato, ma ci sono tantissimi colori, il bronzo chiaro, bronzo scuro, il grafite, quindi anche il nero, c'è questo ritorno al materiali scuri. Ecco, Eclisse 40 è un prodotto che risulta filo muro da un lato, dall'altro lato risulta inclinato, e questa inclinazione di 40 gradi, del motivo per cui si chiama così, è proprio in alluminio anodizzato nei vari colori, quindi può essere grafite, bronzo scuro, bronzo chiaro o grenza con primer pronta per essere pitturata. Quindi sfruttare il concetto di porta con una cornice che può sembrare un po' classica, però con lo stile moderno, perché non si va a perdere il concetto del raso muro, quindi la bellezza di entrambi i lati di una porta filo muro che non è così naturale. Ecco. Grazie. Allora, vi comunico che il tempo tiranno è passata l'ora, potremmo star qui ancora tantissimo tempo, però abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Comunque il nostro incontro verrà diffuso con la nostra newsletter, ma poi ci sarà un approfondimento sulla rivista dove presenteremo tutti questi progetti e poi soprattutto spero di rivedervi presto in un altro incontro e magari dal vivo, magari a settembre durante il salone, che finalmente si farà e siamo molto contenti. Vediamo. Grazie a tutti, grazie. A presto, grazie. Ciao Giorgia, ciao Stefano. Ciao, grazie a tutti, grazie Giorgia, grazie Stefano, grazie Marco. Ciao.